particolare delle prime esperienze di sindaco di questa città, un'esperienza che assegna di un autonomismo concreto, ma anche sognatore. Gianfranco era stato il garante culturale e odisare storico di che fase, quando, come caldissimo poeta, era giovane anche il mondo. La vita lunga e operosa di Gianfranco Garonco gli sta vedute marcate dall'impegno pal Friuli, la sua autonomia, la sua cultura e la sua crescita sociale e civile. Non l'ha mai morato in tutti questi anni. Con la sua serenità, la sua sottile e intelligente ironia che inclaudava i contrari alla miseria dei loro argomenti, ma c'è un certo figlio. Garonco è stato uno dei precursori delle teorie riunioniane, fin da prima di assemblee costituenti. Aliere a Flandria Tiziano Tessitore, aliere la mano dreta di Tiziano Tessitore. Gianfranco all'attaccata d'asse di fatto autonomia dal Friuli da estate dal 45, a pochi settimane del fine delle dittature fasciste. Bisogna riconoscere Gianfranco e i suoi compagni che volta il merito e la lucidità storiche di aver capito par primo che per passarsi agli spalli la drammatica esperienza storica dal fascismo non bastava sostituire nella stanza dei bottoni gli uomini in chiamese nere cui rappresentanti del Partito Democratico. Al commentare anche e soprattutto mudare in profondità la struttura stessa da Stato italiano, perché che se il fascismo era stato l'autobiografia della nazione, bisognava superare l'idea di Stato-nazione per sostituire le repubbliche federali fondate sulle realtà storiche e popolari, o a manco con tutte le repubbliche di autonomie quartis e responsabili. L'idea di autonomia di chi precursore era alta e lungimirante. Loro non pensavano alla regione autonoma come a una delle tante articolazioni funzionali delle pubbliche amministrazioni. Per loro l'autonomia aveva una funzione storica precisa, il sviluppo economico, sociale e culturale del territorio sulla fonte delle sue aspirazioni preautentiche. Loro e volevano una regione che fosse guida di trasformazione strutturale, un'istituzione che fondasse a poter unirsi il grauro stile. In che stessi anni, per Paolo Pasolini, che inquadrava tutti in termini di poetiche, al dire che l'autonomia serve a creare civiltà. Una specifica civiltà fulana, anzi mutata. E non certo una visuale limitata, locale, ma con tutte le prospettive universali. A volerli che i furlanti contribuissero di protagonisti al generale progresso dell'umanità. A volerli che i furlanti potessero essere orgogliosi di Dio, ossia un piccolo popolo, ossia un popolo, ma di importare un nostro contributo originale al progredire al mondo. E la strada della vita alle marcate anche del nostro cuore. In termini storici, Gianfranco Garonco potrebbe essere definito non come un precursore, ma anche un vincitore. Di due principali battaglie della sua vita, mentre sulla regione autonoma e la Università del Friuli, ue e son fas realizzarsi. Ma non poteva evitare la domanda. Si riconosceva a Gianfranco Garonco delle due istituzioni reali
che lui avrebbe così tanto contribuito a fallarsi? Tagliere 3. Lucidamente. Dal resto, potevi a riconoscis per disporvis da l'istautonomis locales di quest ultims times, la idea dei paris fondadores des autonomis, de paris de autonomie, che istituzions politicis democratiques a son fabriche di civiltà. Fabriche di civiltà. Che lo prevede. Ma nulla. Ma se resta tanto questa questione di fronte, l'impegno regno, l'attività di Filoni, la riscoperta dei testi antichi da Furlan, gli studiosi di letteratura popolare, chi ho poi imparato di Furlan sulle autonomie delle letterature, sulle antologie delle letterature friulane di Gianfranco da Rocco, e sopprime mitiche edizioni. Ossieri, mi speravo di un altro economista furlano della sua generazione, generazione precursore. Un altro intellettuale che con Gianfranco da Ronco lavora un rapporto dialettico fuori, non c'è asperità di comprensione.